Deve essersi messa del miele al posto dello smalto. Ha le unghie tutte incrostate. Se non basta l'acetone, passa al vetriolo. Vetriolo? Matt, vuoi sputare sulle unghie di quella povera donna? Spiritosa. E poi delle due sei tu quella che fa più danni con quella linguaccia. Hai mai pensato a metterti in politica? Con tutto quel veleno potresti fare strada. Spiritosa, lo sai benissimo che in quell'ambiente le donne non sono considerate affatto. Appunto, perfetto per te. Che cosa intendi dire? Che hai più probabilità di volare sulla luna che di diventare una vera donna. Ah, sì? Perché io che cosa sarei? Sentiamo! Chiudi le fauci, sorella, sono troppo dura da sbranare. Tesoro, avere due tette non basta. Strega! E non azzardarti a puntarmi con lo scalzapelli! Iena! Mia! Si accomodi, prego! È un piacere rivederla, signora Davis. Oh, lo trovo dimagrita, signora... Signora Davis. Servizio completo. È arrivata una nuova tonalità di smalto, rosso tigre. Perché chiamarlo così, poi? Si sono mai viste tigri rosse? Zebra pua, quelle sì, o pantere rosa, ma tigri rosse. Forse si riferiscono alla lingua delle tigri, oppure al sangue che zampilla dalle ferite che infliggono. Oppure, più semplicemente, è riferito a noi donne, passionali ma selvagge, splendide ma mortali, graffianti se non altro. Ma vagli a capire quelli che decidono i nomi dei prodotti. Credo che li chiamino creativi o esperti di marketing, l'ho letto da qualche parte. Mestieri inutili. Dopotutto, cosa interessa a una donna mettersi uno smalto che è il nome di una bestia? Ma per cosa ci prendono? Per delle primitive? L'uomo che ha inventato quel nome è un maschilista, ma dico io, con tutti i problemi che ci sono al mondo, spaccarsi il cervello per un nome del cazzo. Oh, mi scusi, mi sono lasciata prendere la mano. A proposito di mano, ma lo sa che lei ha delle mani stupende? Oh, e che lunette! La mano con le lunette grosse denota bontà d'animo, sa? E generosità. Vedremo la mancia. Io poi, dalle lunette di una persona, riesco a capire il carattere. Vede quella signora là? Ha le mani piccole e grasse, con le dita corte corte e le lunette strette strette. Un vero disgusto. Tiranneggia marito e figli. Sei, dico sei, marmocchi petulanti che hanno preso tutto da lei. E non sgancia un pezzo di carta moneta neanche per sogno. Del resto non la si può del tutto biasimare, con tutti quei figli. Pare che il marito sia un artista di arte concettuale. Bel concetto. Io lo chiamerei piuttosto arte concezionale. E quella che le sta seduta accanto? Poveraccia. Ha appena divorziato. Pare che il marito abbia contratto una rara malattia alle parti intime a forza di tradirla. Dicono si sia fatto di tutto. A parte gli anticorpi. Ah, io credo sia anche colpa sua, sa? Della donna. Probabilmente non è stata capace di tenerselo stretto. Dopotutto, la maggior parte delle donne non è certo un campione di autoanalisi, vero?
Ma l'ultima notizia scottante riguarda una pazza furiosa, ex femminista. Quelle sono tutte un po' matte. Pare che il marito fosse più interessato alle partite di calcio in TV che non a lei. Ma dico io, noi donne abbiamo la fortuna di essere lasciate un po' in pace solo quando c'è il campionato. Comunque lei, visto che il marito non la degnava di uno sguardo, brandendo una mazza da baseball, evidente metafora dell'attributo del marito, ha spaccato il televisore in mille pezzi. Inutile sfogo. Che colpa ne ha la TV, dico io. Dopotutto è lo specchio di chi la guarda, no? Avrebbe dovuto spaccare il marito, semmai, e non rinchiuderlo nello sgabuzzino per 3 giorni. Non ha capito proprio niente della vita. Una sciocca ex femminista tiranna che pensa di poter risolvere i propri problemi di letto con una mazza. Da baseball. Dopotutto è anche straniera. Come si chiamava, accidenti? Ma sì, dai, si chiama... Ah, signora Davis! Chi ha detto che un sano pettegolezzo non ha mai ucciso nessuno? Tu. Shoo 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 baby. Shoo 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 baby. Bye 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 baby. Da-da-da-day. Your papa's off to the seven seas. Don't cry baby. Don't sigh baby. Bye 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 baby. We'll live a life of ease. Seems kinda tough now to say goodbye this way. But Papa's gotta be rough now so that he can be sweet to you another day. Bye 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 baby. Don't cry baby. Shoo 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 baby. Do da do day. Your Papa's off to the seven seas. You baby, do da do day.